Questa domenica, una domenica un po' particolare perché essendo mettente ordinario abbiamo sempre un tema settimanale che la liturgia ci presenta e ci offre l'occasione per meditare e scavare qualcosa all'interno della parola di Dio che ci possa servire, possa essere utile per il nostro cammino di fede. C'è un'interruzione perché celebriamo la solennità di San Giovanni Battista, la sua nascita. Dai vescovi che abbiamo ascoltato sulla figura di Giovanni si può riflettere sul dono della vocazione, della chiamata. Quella chiamata che è già stata contemplata nella prima lettura e che si esprime anche nel Vangelo, come la venuta di Giovanni. Nella Chiesa, la chiamata è un invito di Dio a tutti gli uomini, a tutti i battezzati, a conoscere qual è la missione all'interno della comunità ecclesiale. Nel passato, parlando di vocazione, parlando di chiamata, si faceva fortemente riferimento ad una vita, una chiamata di consacrazione, una chiamata di adesione alla seguire a Cristo attraverso una vita religiosa, una vita sacerdotale. Con il Concilio Vaticano II, in modo particolare nella Lumen Gentium, dove si tratta di due capitoli, uno sul laicato e l'altro sull'universale, sull'universalità della santità, la Chiesa riflette e quindi ci presenta come la chiamata un dono per ogni battezzato. Ed è un invito che si scopre attraverso l'esperienza di Dio nella propria vita. E come succede in altro passo del Vangelo in cui si ascoltano le varie ore delle chiamate e i vari tempi della vita di ciascuno di noi, anche oggi possiamo dire che alcune chiamate avvengono presto, altre verso la metà strada della vita, alcune anche addirittura, no? Alla fine quasi un percorso finale della vita. L'importante davanti a Dio non è la questione dell'età o la questione del tempo, la questione di saper cogliere il momento in cui Dio ci chiama realmente a seguirlo per questo cammino nuovo, cammino di adesione alla sua parola e alla sua volontà. E quando si affaccia questo dono della chiamata, il Signore naturalmente non tiene conto di quello che noi siamo o di quello che siamo stati. È un atto gratuito al cuore d'amore di Dio che ci invita a seguire e liberarci dalla nostra condizione di peccatori, dalla nostra condizione umana di esperienza del male e del peccato. Per cui la chiamata è soprattutto questa adesione a lasciarsi trasformare da Dio per essere sempre di più a sua immagine e somiglianza. Ed è anche vero che all'interno della storia della salvezza ci sono delle chiamate anche particolari, come quella di Geremia, che è assente, no? dal greco materno, questa chiamata, come lui scrive, o anche altre, quella di Giovanni Battista di stasera, o come quella di Maria. In tutte le chiamate divine, non solo di chiamate straordinarie, ma anche quelle dell'ordinarietà della nostra vita, c'è sempre una promessa di Dio. Io sono con te, io sono vicino a te, non ti abbandonerò mai. E questa fiducia deve essere consolidata, soprattutto nei momenti della prova, perché ogni chiamata poi viene. Ogni chiamata che risponde
con il Signore nel suo modo in cui Dio desidera che noi lo facciamo, non sempre si vive negli allori o si vive nella serenità. Le chiamate di Dio che ti chiamano a un processo di trasformazione, di conversione, poi necessariamente sfocia anche in una dimensione di evangelizzazione, di missionarietà, perché ogni battezzato, quando ha compreso qual è il suo ruolo all'interno della Chiesa, come Gesù ci dice, anche di non tenere per noi questa perla preziosa, questo tesoro del regno di Dio nascosto in noi, ma si condivide con i fratelli, si annuncia ai fratelli la parola della buona nuova per portare una parola di speranza e di salvezza ad ogni fratello che incontriamo nel nostro cammino. Quindi questa domenica, attraverso la figura di Giovanni Battista, possiamo riflettere sul dono della chiamata, della vocazione, come la vogliamo chiamare, che magari già molti di noi abbiamo già deciso, no? Di quello che stiamo nella condizione di sposato, nella condizione di consacrato laico o sacerdotale o di suore. La cosa importante, qualunque tipo di persona che ha un senso di voler rispondere al Signore, lo deve fare con amore. Con amore e dedizione, attraverso questa formazione della parola di Dio nella nostra vita, che ci consente poi ogni giorno di lasciarci trasformare. Il Vangelo racconta l'annunciazione di questa nascita straordinaria di Giovanni Battista attraverso due genitori che ormai erano nel loro stato di fisiologica, di età impossibile, ma come nulla è impossibile a Dio, anche in questo caso per Giovanni Battista è concepito da Elisabetta, perché nel provvidenziale disegno di Dio Giovanni Battista deve essere colui che deve preparare la strada al figlio di Dio, al Messia. E Giovanni, al di là della sua nascita come Gesù per opera dello Spirito Santo, la sua chiamata si riflette soprattutto quella chiamata già esistente nella spiritualità ebraica dell'Antico Testamento. Come ci sottolinea Luca, era la sua vocazione vissuta attraverso la spiritualità del Nazireato, che nella spiritualità antica biblica aveva alcuni aspetti e connotazioni, che doveva vivere una vita di penitenza, quindi una chiamata in certo modo a una forma di vita religiosa che già esisteva, no? Nell'Antico Testamento. Giovanni quindi vive questa sua vita di penitenza, questa sua vita di celibato, questa sua vita di penitenza a livello fisico, perché viveva nel deserto e quindi si nutriva di cose provenienti dalla terra e dal deserto dove viveva. Non vedeva vino, come dice, e noi Gesù passava il rasoio. Ecco quello che in fondo nel Nazireato è anche appartiene alla vocazione di Sansone, che in questi giorni, chi è pratico della liturgia delle ore, stiamo leggendo proprio queste letture riguardando quell'altro grande personaggio della storia della salvezza, che è Sansone. Quindi Giovanni fa parte di questa scuola ebraica della sua vocazione di vivere questa dimensione, per poter poi quindi vivere una vita ascetica, una vita austera, quindi con la preghiera, di prepararsi poi a manifestare pubblicamente, attraverso la sua predicazione e l'evangelizzazione, quello che è la venuta di Gesù. Sono una voce che grida nel deserto, una voce che vi invita a seguirmi, perché verrà colui che radunerà tutti i popoli nella salvezza. Per cui
la missione di Giovanni, quindi la vocazione, nasce in un contesto anche lui, no, di privilegio divino, ma dalla vocazione nasce questa sua missione che lo porta poi ad andare anche incontro alla morte, perché nella sua predicazione Giovanni innanzitutto è frutto anche di una vita di preghiera. Questo concepimento è frutto anche di una preghiera di Zaccaria, che era il sacerdote del Tempio, che prestava servizio al Tempio, della sua madre Elisabetta, e l'angelo le dice: ecco, la tua preghiera è stata esaudita, tu voglio aspetto un figlio. E questa chiamata, no, che nasce già dal grembo materno, Giovanni poi la porta a compimento nella predicazione, per essere il precursore, cioè nell'evangelizzazione di parlare del Messia, di Gesù, colui che poi darà la sua vita per la salvezza di tutti noi. Poi noi sappiamo come nelle acque del Giordano avvenne proprio questo incontro tra Giovanni Battista e Gesù, e quale Giovanni fa la sua professione di fede proprio come precursore: io non sono colui che voi dite, ma ecco l'agnello di Dio, colui che doveva venire. Quindi la sua vocazione si realizza soprattutto nell'evangelizzazione, ma con il fondamento della virtù dell'umiltà, riconoscendo quel posto che Dio gli ha dato nel piano santifico, rimanendo fedele a quello che Dio gli ha chiesto di fare proprio per preparare la strada al Figlio di Dio. E allora, per noi, come si può concretizzare un po' questa nascita di Giovanni? Di riflettere sulla nostra chiamata, sulla nostra vocazione. Ripeto, come dicevo prima, ognuno nel posto già dove siamo, cerchiamo di rispondere e di essere anche testimoni, evangelizzatori della parola di Dio. Si può essere evangelizzatori anche con un semplice gesto d'amore, un semplice gesto di carità, con un senso di accoglienza, perché non tutti, magari diciamo, siamo degli ottimi oratori, ma possiamo farlo con la nostra vita, quella una predicazione molto più forte, può essere con la nostra vita luce e faro di Dio negli altri, e testimoniare Gesù attraverso il nostro sguardo, il nostro cuore, attraverso il nostro operato, anche quella dedizione, lo scompimento, sacrificio, tanti aspetti della vita cristiana, della vita di fede che ci rendono testimoni di Cristo. E quindi la nostra chiamata, la nostra risposta, il nostro anche comprendere come possiamo evangelizzare all'interno delle nostre realtà dove viviamo e dove Gesù pensiamo che possa utilizzarci per essere suoi evangelizzatori, di non tirarci indietro, ma di avere quella forza, quel coraggio, ecco, che ha avuto anche Giovanni Battista, di denunciare il peccato di Erode, e quindi naturalmente quello poi gli costò la vita, con una chiusura della sua vita, con il martirio che poi la Chiesa lo celebrerà il 29 agosto. Noi intanto chiediamo al Signore soprattutto di avere quella forza dello Spirito Santo, che possiamo testimoniare la sua parola, il suo amore nelle concretezze della nostra vita reale e comunitaria insieme con gli altri, cercando di correggere il nostro egoismo, le nostre paure, per far emergere di più l'amore di Dio, che è già insito in quel momento in cui Gesù ci ha chiamati. E quindi quando Gesù ci ha chiamati, ci ha detto: vai, perché io sarò sempre con te. Questa fiducia nella sua presenza non deve mai venire meno, come è successo anche a Maria, che quando è stata chiamata l'angelo le aveva detto: il Signore è con te. Anche Maria, nei momenti della prova, ha sperimentato questa forte presenza di Dio nella sua vita, e ha portato anche a lei il suo compimento della missione, quello di essere madre del Salvatore. E tra Maria e Elisabetta sono le due donne privilegiate della storia della salvezza, che erano anche cugine secondo il legame di parentato del loro mondo dove vivevano. Questo ci fa capire come la grazia opera
nella misura in cui c'è l'umiltà, Elisabetta ha saputo riconoscere Maria, la madre di Dio, e tanto è vero che lei stessa, nella sua visita di Maria del Cairo, dice a chiederlo che la madre del mio Signore avvenga a me. Quindi la capacità di capire dove Dio ci ha messo e di essere fedeli in quel posto senza strafare. Perché quando vogliamo fare di più, pensando che diamo gloria a Dio e Dio non ce lo chiede, dobbiamo stare un po' attenti, dobbiamo capire veramente nella preghiera ciò che Dio ci chiede, perché non siamo noi salvatori del mondo, chi salva il mondo è Gesù di Nazareth. Salutiamo Gesù Cristo.